In questo video capiremo come comunicare con i propri dipendenti, collaboratori o fornitori se siamo un'azienda di medie e grandi dimensioni. Perché per le piccole aziende diciamo che la cosa è semplice, puoi scrivere loro un messaggio e tutto si risolve. Ma appunto in un'entità grande, come possiamo automatizzare le comunicazioni ai collaboratori? L'obiettivo ovviamente è quello di non perdere ore a inviare messaggi, inviare email o fare chiamate. Vi faccio questo video perché proprio in questi giorni abbiamo notato un aumento dell'utilizzo della nostra piattaforma SMS Hosting per inviare comunicazioni, soprattutto SMS, mirate proprio alla gestione della comunicazione interna delle aziende per fronteggiare all'emergenza coronavirus. Sperando quindi di dare dei consigli utili, degli spunti utili, in questo video cercherò di darvi dei suggerimenti per inviare comunicazioni professionali ed automatiche in un modo economico, semplice e immediato. Partiamo dallo strumento, dalla cosa più semplice, ovvero gli SMS. Rimangono ancora lo strumento più efficace quando dobbiamo comunicare un qualcosa di breve, di professionale e di importante. Esatto, importante perché l'SMS ha un tasso di lettura del 98%, ciò significa che quasi la totalità di tutti quelli che lo ricevono lo leggono. A differenza invece delle email, che hanno un tasso di lettura del 22%, non è che significa che le email non vanno usate, anzi, come vedremo poi più avanti nel video, sono molto utili, ma se la comunicazione deve essere assolutamente letta, è meglio utilizzare gli SMS. Proviamo a vedere insieme alcuni esempi, casi di utilizzo. Invio di credenziali. Stai proponendo per caso in questo periodo un corso online ai tuoi dipendenti? Qualche giorno fa siamo stati contattati da un istituto comprensivo che aveva la necessità di inviare a ciascun docente le credenziali di accesso ai corsi online sulla sicurezza. Le credenziali erano diverse per ciascun docente e comprendevano il codice scuola, diverso per ogni scuola, l'utente e la password, tutti differenti. Avevano quindi un manu, un file Excel con i dati organizzati in diverse colonne. Non potevano girare il file completo a tutti i docenti, ovviamente per motivi di privacy. Diciamo che lo step iniziale della segreteria era stato quello di inviare manualmente un'email a ciascun docente copiando e incollando tutte le credenziali. Il fatto è che il lavoro si stava rivelando veramente lungo perché erano più di 200 docenti e anche con alta possibilità di errore perché comunque la manualità anche questo implica. Ecco che noi le abbiamo consigliato una soluzione molto veloce, immediata, che veramente necessita di pochi minuti di lavoro. Il primo step è quello di andare nella piattaforma, nella sezione invio da Excel e caricare il file. Una volta caricato il file, è possibile configurare l'import indicando quali colonne devono essere utilizzate per l'invio, comporre poi il testo dell'SMS usando i segni apposta relativi alle varie colonne, come vedete, e poi nella schermata riassuntiva ci sono proprio gli esempi degli SMS che verranno inviati. Come poi potete vedere, i segni apposta nell'SMS verranno automaticamente sostituiti con il dato corretto per ogni singolo docente presente nel file Excel. Abbiamo risolto il problema perché in maniera efficace, veloce e semplice abbiamo inviato a tutti i docenti un SMS con le proprie credenziali. Ovviamente questo è un esempio che può essere declinato per qualsiasi altra esigenza similare. Altra modalità di impiego degli SMS è l'invio di informazioni. Proprio in un momento come questo, veramente è importantissimo avere uno strumento per comunicare in modo immediato, sicuro ed efficace anche a livello interno. Molte aziende hanno iniziato ad utilizzare nei giorni scorsi e continuano ad utilizzare gli SMS per cambi dell'orario lavorativo, disposizioni di carattere logistico, stop alle attività, aggiornamenti sulla situazione del Covid-19. In questi casi in cui è fondamentale avere la sicurezza che il messaggio venga letto, ovviamente gli SMS sono il canale migliore. Caricando l'elenco dei collaboratori, dei dipendenti in rubrica con nome, cognome, numero di cellulare, email e altri campi che noi vogliamo, quindi altre informazioni relative a ciascuno di essi, abbiamo un filo diretto con
alcuni dipendenti. In pochi minuti si possono inviare sms a migliaia di contatti con un click. Questo è un grande risparmio di tempo, perché farlo manualmente diventa veramente una cosa onerosa in termini di tempo. Astraendoci un po' dalla situazione di oggi, andando un po' a vedere altre esigenze con cui possiamo utilizzare l'SMS nella comunicazione interna di un'azienda, c'è anche la possibilità di avvisare appuntamenti o scadenze. Facciamo un esempio: la tua azienda deve assumere nuovi dipendenti e hai fissato per i prossimi 15 giorni una serie di colloqui. Cosa potete fare? Segnare ciascun appuntamento su Google Calendar ed impostare una relativa automazione. Potrai inviare in automatico un SMS promemoria il giorno prima dell'appuntamento, qualche ora prima, quando decidi tu. Quindi in questo modo eviterai che le persone che devono venire al colloquio si dimentichino di arrivare e avrai la certezza di avere veramente l'agenda ben distribuita. Un'altra possibilità è quella di inviare gli SMS o le email in base alle scadenze. Facciamo un altro esempio: ogni qualvolta che scade un contratto ai tuoi dipendenti, hai bisogno magari di convocarli in ufficio per dare loro una comunicazione circa, insomma, il proseguio del proprio contratto. Senza collarti l'onere di avvisare i dipendenti manualmente di volta in volta, cosa puoi fare? Puoi esportare dal gestionale oppure preparare tu stesso un file Excel in cui inserisci nome, cognome, numero di cellulare, eventuale email e la data di scadenza del contratto. Come prima lo carichi nella sezione invio da Excel, quindi tutto come prima, a parte l'ultima parte in cui, una volta composto il messaggio, il testo dell'SMS, andiamo poi a decidere se inviare immediatamente l'SMS oppure fare un invio programmato. Questa volta scegliamo l'invio programmato e selezioniamo la colonna con la data di scadenza del contratto. A questo punto poi possiamo decidere quanti giorni prima inviare l'SMS, quindi anche un giorno prima, e a che ora inviarlo. Cosa succederà quindi? Che se il 15 maggio è la data di scadenza del contratto di Mario, il 14 maggio arriverà automaticamente a Mario un SMS di questo tipo: Mario, la aspettiamo in ufficio personale domani alle ore 11 per aggiornarla sulla scadenza del contratto. In questo caso vi consiglio di fare l'operazione ogni mese, ogni due mesi, perché magari se delle cose cambiano in corso d'opera, se lo fai all'inizio dell'anno potresti avere dei cambiamenti. Quindi questa è un'operazione molto semplice, veloce, come vedi, da eseguire. Ma non solo SMS. Come abbiamo visto, gli SMS sono lo strumento più sicuro ed affidabile per comunicare con i propri collaboratori o fornitori. Ci sono anche altri strumenti efficaci che puoi utilizzare nella comunicazione aziendale interna, come email, landing page e form web. Vediamo qualche esempio per capire come usarli. Allora, intanto, come dicevamo prima, le comunicazioni automatiche che puoi inviare via SMS le puoi inviare anche via email, sempre dalla piattaforma SMS Hosting. Attenzione però, valuta sempre l'importanza della comunicazione e tieni conto che le email possono sfuggire nella casella di posta elettronica, mentre gli SMS verranno sicuramente letti. Quindi valuta tu di volta in volta quale potrebbe essere il canale più adatto alle tue esigenze. Altre eventualità: i 160 caratteri dell'SMS non ti bastano? Vuoi inviare una comunicazione ai dipendenti molto importante? Scegli di utilizzare l'SMS, ma la comunicazione è lunga. Come puoi fare? Ci sono due soluzioni. La prima è quella di legare all'SMS un documento PDF, magari su carta intestata, in cui andrai ad inserire la comunicazione. Oppure puoi sempre inserire nel testo dell'SMS il link ad una landing page, ovvero una pagina web che puoi creare tu stesso in pochi minuti senza avere un sito web. Per esempio, nei giorni scorsi un'azienda che fornisce mangimi ha inviato ai propri fornitori e clienti un SMS di questo tipo. In questa situazione difficile la nostra azienda continua ad operare seguendo precise norme comportamentali. Quali? Ecco i dettagli. Quel link lì portava ad una landing page in cui vengono spiegate tutte le norme utilizzate in questo momento dall'azienda. Se non sai come creare una landing page e vuoi essere supportato, ti metto poi nelle schede il video tutorial per come creare una landing page, così poi, seguendo tutti i dettagli, capirai come farlo, perché è veramente semplicissimo. Infine, un'altra eventualità in cui potrebbe esserti utile l'automazione, quindi questi strumenti digitali che stiamo vedendo della piattaforma SMS Hosting, è quando stai organizzando un evento aziendale e vuoi raccogliere le partecipazioni. Invia un SMS o un'email a tutti i dipendenti con un messaggio di questo tipo: sabato 29 aprile sei invitato alla cena aziendale per festeggiare i 5 anni di attività.
Ci teniamo tanto che tu ci sia, conferma la tua presenza qui. Cliccando su quel link là si aprirà un form in cui richiediamo di confermare la partecipazione alla cena. Una volta poi che le persone rispondono, avremo il nostro elenco con le risposte e potremo andare a cercare quanti partecipanti avremo e chi parteciperà all'evento. Volendo, possiamo anche inserire questo form in una landing page per renderlo esteticamente più appetibile, quindi poi sbizzarrirci anche a livello estetico. Quindi ci siamo, direi che in questo video ho fatto una piccola panoramica di quelle che possono essere tutte le tipologie di comunicazione automatiche verso dipendenti, collaboratori o fornitori. Ci sono diversi canali e molteplici obiettivi che possiamo ottenere. Il primo step è iscriversi a SMS Hosting, è gratuito, vi metto poi il link nella descrizione per l'iscrizione, potete iniziare assolutamente gratis e quindi dai, provare tutto quello che vi ho detto. Se avete delle domande scrivetele nei commenti assolutamente, io sono qui e ci vediamo nel prossimo video.